Covid, scendono a 30 i ricoverati al San Pio, il Sannio torna a sperare. L'ASL riprende gli screening oncologici, negli hub vaccinali una postazione dedicata. La cronaca, liti e minacce gravi ed invasione di terreni, denunciate 3 persone. Presentazione del premio Strega al Teatro Romano. Recuperare una parte del tempo perduto sfruttando i tempi di attesa, associare la tutela dall'infezione da Covid-19 a un momento di attenzione per la prevenzione dalle altre malattie. L'ASL di Benevento riprende i programmi di screening oncologici bruscamente rallentati dalla pandemia e lo fa attraverso un'attività di informazione diretta, avvicinando il cittadino e cercando di sensibilizzarlo verso la cura di se stesso. A partire dalle ore 10 nel maxi hub vaccinale della caserma Pepicelli di Benevento, il personale formato dall'azienda sanitaria è stato infatti presente con una postazione all'interno di ciascuna stanza di osservazione post-vaccinale. Durante i 15 minuti di attesa successivi all'inoculazione della dose, le persone hanno potuto ricevere tutte le informazioni utili relative all'importanza della diagnosi precoce. L'iniziativa nei prossimi giorni verrà estesa anche all'hub vaccinale di Morcone. Il programma di screening dell'ASL Benevento, sottolinea il direttore generale Gennaro Volpe, riprende a pieno regime e proseguirà in concomitanza con la campagna vaccinale, per culminare nel mese di settembre con l'attivazione del poliambulatorio mobile che si sposterà per un periodo di 90 giorni sul territorio sannita, per consentire l'effettuazione immediata della mammografia, del pap test e la distribuzione del kit per la prevenzione del tumore del colon retto. Il Sannio torna a sperare. Continua infatti a calare il numero dei positivi ricoverati nei reparti Covid-19 dell'ospedale San Pio di Benevento. Sono attualmente 30 i pazienti che figurano nel report odierno, 24 residenti in provincia di Benevento e 6 di altre province. 6 i pazienti sanniti guariti e successivamente dimessi dai sanitari del San Pio. Sono 649 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania, i tamponi analizzati sono 12.000 circa. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi sono inseriti 40 nuovi decessi nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1.574. È attiva la piattaforma online della Regione Campania per l'aggiornamento in tempo reale dei dati delle vaccinazioni. La nuova schermata è stata adottata per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dalla Regione, sia in relazione alle somministrazioni anche per le categorie. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.915.000 cittadini. Di questi 763.000 hanno ricevuto anche la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale circa 2.500.000. L'ASL Sannita ha processato 630 tamponi nelle ultime 24 ore, dei quali 26 risultati positivi, 11 sono sintomatici e 15 asintomatici, 64 guariti. Presso il Teatro Romano di Benevento, conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento con il premio Strega che selezionerà per la prima volta a Benevento i 5 finalisti dell'edizione 2021 del premio letterario. Nel corso dell'incontro con la stampa interverranno anche il sindaco di Benevento, l'assessore alla cultura, il direttore della Fondazione Bellonci, il presidente della Strega Alberti e il regista Renato Giordano. L'incontro con i 12 autori candidati e selezionati dei 5 finalisti al premio Strega 2021 è organizzato dal Comune di Benevento, dalla Fondazione Bellonci e da Strega Alberti, promotori del premio, e si terrà il prossimo 10 giugno alle ore 18 presso il Teatro Romano. I carabinieri di Colle Sannita hanno denunciato in stato di libertà 3 persone del posto per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su cose, invasione di terreni e minaccia grave. Le indagini sono scaturite dall'intervento presso un terreno agricolo a Circello e hanno consentito di appurare che i 3, una 73enne, un 56enne ed un 29enne, a causa di controversie con un 53enne locale per la gestione di alcuni appezzamenti, avevano posizionato dei mezzi da lavoro lungo le vie di accesso ai campi impedendo il transito, mentre il 29enne lo aveva minacciato gravemente. Al fine di evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno proceduto al ritiro cautelare di 2 fucili da caccia regolarmente detenuti da quest'ultimo.
Sabato 22 maggio alle ore 12.30 il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, incontrerà i cittadini presso lo spazio antistante la chiesa di San Cosimo e Damiano al Ponte Leproso per illustrare lo stato di attuazione nella suddetta area dell'operazione toponomastica. Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Benevento e la soppressione di passaggi a livello in ambito urbano, sottoscritto lo scorso febbraio 2020 tra Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Benevento e Regione Campania, è stato presentato proprio da RFI, gruppo italiano, al sindaco della città di Benevento, Clemente Mastella, lo studio preliminare del progetto di riqualificazione della stazione di Benevento come nuovo hub urbano della mobilità sostenibile. L'intervento è finalizzato al potenziamento e alla riqualificazione architettonica e funzionale della stazione di Benevento. Obiettivi del progetto sono anche il miglioramento del sistema di connettività tra le diverse modalità di trasporto sostenibile. L'investimento sarà di 25 milioni di euro. Il Teatro Romano di Benevento torna ad essere protagonista, meritato di grandi rassegne musicali, e stavolta tocca al grande jazz. Infatti, in totale sicurezza e in completo rispetto delle norme anti-Covid-19, a partire da venerdì, le note di Sergio Cammariere daranno il via alla Kermesse Sannio Music Fest 2021. Finalmente siamo ripartiti, questa è una bellissima notizia innanzitutto, sempre in sicurezza, rispettando tutte le regole. Quello che vi volevo presentare oggi è la nuova linea di colorazione TK Pur, che è un prodotto totalmente vegano, senza ammoniaca, senza resorcine, senza parabeni, quindi va a rispettare un po' la linea bio della colorazione. Riusciamo a fare tutta la colorazione che sia copertura 100% del capello bianco, rispettando innanzitutto anche già dal packaging, che è tutto cartone riciclato, e va a rispettare un po' la natura, che è l'evoluzione, un po' il futuro di quello che è la colorazione. Le promozioni sono le stesse che abbiamo rinnovato. Praticamente ci permette di rinnovare tutti i look alle nostre clienti, dando l'opportunità di risparmiare. I nostri giorni di apertura sono dal lunedì al sabato, orario continuato dalle 9 alle 19.30 con prenotazione, e due domeniche al mese, che è la prima e l'ultima di ogni mese. Restiamo a vostra disposizione, un saluto. Servirà solo per onorare al meglio il campionato l'ultima gara del Benevento in A. Appuntamento in casa del Torino per i giallorossi con i Granata, che hanno festeggiato la salvezza nel recupero contro la Lazio dello scorso martedì. La squadra di Inzaghi si è allenata all'Imbriani per l'ultima settimana stagionale, in attesa di partire per Torino, dove domenica affronterà l'11 di Davide Nicola. Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati De Paoli e Ionita, entrambi KO nell'ultima sfida casalinga pareggiata contro il Crotone. Per il tecnico del Benevento, possibili cambi di formazione per l'ultima di campionato. Scalpitano i giovani Christian Pastina in difesa e Giuseppe Di Serio in attacco. A centrocampo può spuntarla Andrea Steglio, che in stagione ha trovato poco spazio. Tre pali occhio a Manfredini, ma resta da non sottovalutare l'ipotesi Ghigo Gori, che insegue l'esordio in Serie A. In caso di debutto, il portiere giallorosso potrà vantare una presenza in ogni categoria dei professionisti con la maglia della Strega. Ultimi dubbi per Inzaghi al termine della stagione. Al 90° di Torino-Benevento, i giallorossi saluteranno la massima serie. Nicola vuole chiudere il campionato con una vittoria, così pensa di schierare il toro dei big anche in una partita che ha poco da dire.
Sirigu in porta, Belotti in attacco, i due simboli granata saranno titolari contro il Benevento. Zaza in ballottaggio con Sanabria. Linetti torna a disposizione dopo la squalifica, ma parte dietro rispetto a Rincon, Mandragora e Verdi. Si sfidano Voivoda e Singo. In difesa sono a disposizione i titolarissimi Izzo, Golou e Bremer. Gojak e Munru provano il recupero dai rispettivi acciacchi, ma continuano ad allenarsi a parte. L'AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di ritorno del campionato di Serie A Team. La gara Torino-Benevento, in programma domenica 23 maggio alle 20.45, è stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi. Il direttore di gara pugliese sarà assistito da Pagliardini e Berti, quarto ufficiale Piccinini, addetti al VAR Abisso e Ranghetti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.